tutti quanti, è appena uscita la nuova stagione dei Puffi su Stumble Guys. Come vedete ragazzi, qua sopra di me c'è un timer di ben 30 minutozzi. Ovviamente vi state chiedendo: Matt, ma perché c'è un timer sopra di te? Ragazzi, tranquilli che ora ve lo spiego. Visto che comunque oggi appunto, per voi è ieri, perché così lo state vedendo sabato mi sa, è uscita la nuova stagione di Stumble Guys. E cosa significa questo ragazzi? Nuovi Stumble Pass, nuove skin, nuovo tutto. Ma mi raccomando signori, io ve lo dico adesso, perché voi sapete quando ci sono le nuove stagioni io vi faccio un sacco di regali. Se guardate questo video dall'inizio alla fine, mi raccomando, io posso vedere chi lo farà. Metti un like al video e commenta qui sotto con Puffo, avrà la possibilità di andare a vincere uno Stumble Pass in maniera completamente gratuita, pagata da me. E a fine mese ragazzi, visto che sono ufficialmente creator di Stumble, potrò andare a regalare un bel paio di gemme a voi. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video e scrivete Puffi qua sotto nei commenti. Ma una cosa andremo a fare oggi, vi starete chiedendo: beh, avete letto il titolo, andremo a spinare proprio fino alla morte tutte le nuove ruote. Sono ruote tipo da 1800 gemme, ruote nuove, lo Stumble Pass nuovo. Andremo a sciupare veramente di tutto, ma ci metteremo qualche bella sfidetta dentro. Sì, perché sapete, a me le cose proprio troppo easy non mi piacciono. Quindi adesso andiamo subito a qualificarci a questa bella finalozza e vediamo se riusciamo a portarci a casa la prima partita effettivamente della nuova stagione. Io sono gasatissimo ragazzi per questa stagione, anche perché in teoria dovrebbe essere uscita una nuova emote. Non lo so, andiamo a vedere, poi magari andiamo anche a testare, perché lo Stumble Pass ovviamente lo andremo a sciopare tutto. Ma che proprio ormai ragazzi è una tradizione nel mio canale. Comunque High Stakes come finale. Io sono molto agitato, voglio vincere la prima partita di questa season e partiamo subito. Dai, facciamo così. Non voglio provare a fare i trick strani ragazzi. Oh mamma mia, ma questo cosa sta facendo? Ha fatto un trick clamoroso. Levati dalle palle, perfetto, l'ho fatto cadere senza neanche volerlo in realtà. Però a noi va bene così, salta così. Dai, non ci posso recuperare. Dai. Eccola qui signori, prima win della stagione e significa prima shoppazzata. Oggi ragazzi esageriamo, ve lo dico. Quindi andiamo nello shop e vediamo cosa c'è ragazzi. Mamma mia, quante offerte ci sono, mio Dio. Ok, andiamo per grandi. Intanto che ruote ci sono? C'è la ruota Halloween, quella che dura tutta la stagione, mi va bene. Ruota spaventosa, non troppo bella. E ruota mitica speciale, mamma mia. Ora direi ragazzi di andare a shoppazzare. Allora, 20 euro, vediamo se però c'è un'offerta, perché con tutte queste offerte che fai, te ne privi. E direi che questa dei puffi ci sta, perché ci dà 1750 puffi che a noi servono e 5000 gemme, che è l'equivalente dell'altra offerta. Autorizziamo l'acquisto ed eccolo qua ragazzi. Ah no, ha 17000 gettoni puffo. Ok, non l'avevo capito questo. Oh mamma, quindi possiamo andare già a shoppare. Guarda qua, e con noi, con questi gettoni andiamo a sciopazzare le cose. Bene, ma io adesso direi di andare a proprio fare una cosa proprio nel chilling. Andiamo a sciopazzare una ruota mitica speciale. Ragazzi, questa ruota è tanta ma tanta roba. Io ve lo dico signori, 3, 2, 1 e andiamo a sciopazzare. Signori, vediamo cosa ci esce. Attenzione. Dai, una mitica, per favore, una mitica, non una speciale che... No, quella ce l'ho già. Oh, vabbè, mi sta pure per te quella nuova. Rain non ce l'ho, mi va bene. Ma adesso andiamo a fare i 10 spinozzi di questa ruota. E si shoppa tutto. Andiamo a shoppare ragazzi. Questo video sarà veramente lunghissimo. Penso che andremo, non lo so, sui 25 passa minuti, anche perché noi abbiamo un timer di 30 minuti. Dopo quel timer non potrò più shoppare, quindi mi devo anche sbrigare. Quindi questa ruota un po' scrausetta la facciamo dopo, dai, perché effettivamente non è che ci siano tante skin, anche perché non è proprio bellissima. Dai, almeno una speciale, vabbè, la epica, dai, magari la sblocchiamo, non lo so, spero, almeno una skin la vorrei sbloccare. In questi primi 10 spin non dico la leggendaria, che sì, vabbè, altri 8 skin, mamma mia ragazzi, questa ruota io non ve la consiglio, cioè almeno che non c'è una skin che vi piaccia particolarmente, ma non mi piace più di tanto, anche se la ruota di prima è veramente molto costosa, 1700 gemme, non sono poche, ma ovviamente... La sciopazzata non è finita ragazzi, i 20 euro si sono partiti, ma dopo andremo a fare altre belle challengeozze. Intanto qua, mamma mia, qua 42, ne mancano solo 13, dovremmo averlo fatto più o meno. Mamma mia, per poco, 12, quanto siamo, quanto manca?
Ne manca uno, zio Pera. Vabbè, lasciamo stare. È il momento di andare ad attivare lo Stumble Pass e andare a shopparlo tutto, ragazze. Sì, lo vado a shoppare tutto, ma tranquilli che comunque adesso andiamo a fare un game mozzo. Adesso andiamo a fare altri game mozzi per altre challenge, perché io, ragazzi, adesso sto finendo le gemme. Io shoppando tutto il pass. Poi cosa so? Bietti premium per il torneo, raga. Ma io non so cosa sono veramente queste cose. Io non ne ho veramente idea. Ma sono felice che adesso, essendo creator, potrò regalarvi anche a voi delle gemme proprio direttamente dal gioco. Quindi, signori, mi raccomando, vi voglio in tanti nei commenti. Mi raccomando. Tanto qua continuo a shoppare soglie. Mamma mia. Vediamo, aspetta. Aspetta, però, che in teoria c'è la nuova emote. Oh mamma mia, ragazzi, andiamo subito a provare. La vado subito a sbloccare. Datemi 2 secondi che vado a sbloccare tutte queste soglie, ragazzi. Mi devo anche sbrigare, che sennò il tempo sta scorrendo. Io sono qua come un pesce lesso. Corri, shoppa questo. Va bene. Questa skin, ragazzi, che è bellissima. Mamma mia, che bella. E questa voi la potete ricevere gratis. Guarda, lasciate stare. E poi andiamo così, bam. Andiamo subito a riscuotere questa qua. Equipaggia ora, non so se mi ha equipaggiato. Vado a controllare. Me l'ha messa al posto del pugno. Molto bene, andiamo a fare subito un game mozzo con la nuova skin e nuova emote. E partiranno una nuova bellissima challenge. Honey Drop, diciamo non la miglior mappa per iniziare una partita, perché qua la gente, ragazzi, veramente è un po' pazza. Intanto noi col nome blu, ragazzi, facciamo una certa scena. Ma poi guardate questa skin. Mamma mia, che bella. Allora, voglio andare subito a provare la nuova emote. Vediamo cosa fa. Non ho capito. Ragazzi, cosa cavolo. Oh cavolo. Ok, fermi. Devo un attimo capire. Cos'è che fa? Tipo, lancia dei fulmini. No, ragazzi, non sto veramente capendo. Dovrebbe essere una mod speciale. Dovrebbe fare qualcosa. Ma non mi sembra che faccia molto. Allora, datemi un attimo. Datemi veramente un attimo. Perché non sto capendo. Cioè, fa così con le mani, fa. E poi basta. Fine della storia. Mi impuzza un po' questa cosa. Mamma mia, comunque, questa è la partita veramente delle mappe oscene. Bombardment, sì, bella, però non era la mappa che volevo. Vabbè, io, ragazzi, questa partita il mio obiettivo è cercare di capire cosa fa. Ragazzi, ma non fa niente, ma è inutile questa emote. Non mi sembra di non aver capito. Forse mi dà un boost di, forse dovrei leggere le istruzioni. Cioè, se io faccio così, no? È un boost di velocità? Ma non mi sembra, ma non ho niente. Boh, non lo so, ragazzi, non sto capendo effettivamente. Magari dopo andiamo a leggere, oppure scrivetemelo voi qua sotto nei commenti. Non ne ho veramente idea. Cioè, questo fa uh-huh! E basta. Ah, oddio, aspetta. Ma lancia tipo dei fulmini davanti a me? No, non sto capendo. Aiuto! Oh, mamma mia! Sto pure per morire su bomba. Vediamo, faccio così. Non lo so, vabbè, ci siamo qualificati intanto per la seconda finale. E vediamo se riusciamo a fare un'altra win. Ragazzi, se riusciamo a fare 2 game, 2 win, io voglio come minimo 1500 like. Laser dash, ragazzi. Ed è qua che entra in vigore la prima regola, ovvero la prima mini challenge. Perché dopo andiamo a fare altre challenge belle e lunghe. Ma questa era solo, se ti capita, block dash. I blocchi azzurri non si possono toccare. Stavo dicendo, spero che questa lobby sia abbastanza scarsa e che non arriviamo a, boh, a ondate troppo grandi, oppure non vengano cose blu. E ovviamente qual è la penitenza, ragazzi? Se andrò a toccare il colore blu, dovrò andare a fare 3 spin della ruota, quella costosissima. E ragazzi, non sono pochi, vi assicuro. Tanto lancio qui. Oddio, ma fa tipo beh, oddio, non è proprio scarsissima. Allora, ho capito cosa fa. Lancia tipo un raggio davanti a te. Però, ragazzi, è molto lenta come Oddio, attenzione che qua, ragazzi, potrei rischiare tantissimo. Ok, tanto è verde così. Lanciamo questo qua così. Sì, il fatto che ti blocca. Il fatto che ti blocca in quel momento non è proprio ottimo. Oh mio Dio. Il coso giallo, ok. Il colore preferito del Gigi. Non so se lo sapevate. Ora lo sapete. Ho sbagliato. Oh, mamma mia. Salvati. Corri. Mamma mia. Sono il pro player di Laser Dash. Fammi passare qua al centro senza problemi. Ok. Adesso lo tiro. Lo tiro adesso. Mamma mia, quanto è stata inutile questa cosa. Levati. E vado a vincere. E va. Signore, avete il king di sta... Anzi, pro, lo leggete qua sopra. Pro mate. Molto, molto bene. Grande vittoria per noi. E si può tornare a sciopazzare. Ora però ci conviene capire. Intanto magari vi faccio un attimo un taglio veloce, perché vorrei andare a riscattare
queste gemmozze, perché così capiamo un attimo effettivamente quante gemme abbiamo e quanto dovrei spendere. Bene bene bene, abbiamo 600 gemme e no, non va assolutamente bene. Dobbiamo fare subito una ricaricozza. Ma intanto io vorrei sbloccarmi tipo queste robe qua, no? Cioè noi ragazzi le compriamo, tanto abbiamo 17.000 punti puffo. Ah, ma noi li possiamo comprare all'infinito. Quindi io potenzialmente potrei sbloccare Stumbler mitico. Attenzione ragazzi, proviamo a fare una cosa. Se adesso vado a sbloccare questo tizio, cioè ci riesco? Non lo so ragazzi, voglio un attimo provare, perché noi abbiamo 17.000 punti puffo. Cioè non è che me ne faccio molto dei punti puffo. Ragazzi ne mancano 10, abbiamo sbloccato una skin mitica con i punti puffo. Devo dire è stato molto particolare. E abbiamo sbloccato Papa Puffo. Sì ragazzi, Papa Puffo. Molto bene, ma adesso basta. Adesso forse abbiamo un po' imbrogliato, ma in realtà no, perché se c'è andato il gioco. Andiamo a sciopazzare. Cosa sciopazziamo? Questa offerta mi piace ragazzi. Andiamo per questa offerta da 10 euro. E poi ci tocca andare a shoppare questa ruota. Ed eccola qua, altra offertozza da 10 euro shoppazzata. E abbiamo 3600 gemme. E pensare che di queste 3600, 1800 andranno qua dentro, mi fa veramente male il cuore. Quindi signori, rullo di tamburi, musica epica, perché adesso andremo a fare... No ragazzi, volevo fare due spin ma non ho le... Cioè vi rendete conto? Vabbè, lasciamo stare. Andiamo a fare purtroppo uno spin di questa ruota. E ti prego, una skin speciale che non ho. Una skin speciale che non ho, ti prego. Ti prego. Ok, mi... No, 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 quella no, ti prego. Oddio, non ce l'avevo. Oddio, non ce l'avevo. Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male. Pensavo già ce l'avessi, sì, ma non è bella ragazzi, non vale 1800 gemme. Vabbè, sentite, io non commento, andiamo subito a fare altri giri di ruota spaventosa per vedere se riusciamo a sblocazzare. Ormai ragazzi qua è tutto sciopazzare, sblocazzare, è un trend ormai. Queste nuove skin, magari riusciamo anche a trovare la speciale, non ne ho idea, so solo che abbiamo sbloccato la skin epica, let's go, let's go. Comunque, parlando delle mod ragazzi, non mi sembra troppo forte, non so voi ragazzi, ma non mi sembra proprio fortissima come mod. Ma solo la skin che c'è, la penultima soglia, la morte, quella lì, ne vale la pena, fidatevi, ne vale la pena. Tanto qua continua a darmi questo tizio che intanto mi dà i gettoni questi qua di Halloween, quindi dopo possiamo pure andare a provare a spinare quella ruota con i gettoni. Non è male, non è male. Peccato, peccato, però noi stiamo tranquilli, tanto abbiamo ancora tantissimo. Quanto tempo abbiamo ancora? 14 minutini, cavolo, abbiamo già superato la metà. Dobbiamo sbrigarci allora, dobbiamo sbrigarci, perché dopo questo ragazzi partiranno le challenge, tipo giocare con solo una mano, ma non vi voglio fare troppi spoiler. Io ragazzi spero che comunque Gigino non veda che Stumble si sia aggiornato, perché se lo vede e vede che c'è Puffetta... devo veramente nascondere la mia carta, non lo so, sotto il cesso. Scrivetemi un consiglio qua sotto dove posso nascondere la carta, perché io so già quello lì cosa fa ragazzi. Quello lì uno di questi giorni prende la mia carta e va a sciopazzare qualsiasi cosa. Comunque i primi spinozzi andati, andiamo a fare gli ultimi 10 e poi vediamo ancora se riusciamo a fare qualcos'altro o se no partiranno le sfide. Tanto qua riusciamo a sbloccare per... Ah, ancora 3, vabbè, dai. Dovremmo riuscire a trovarla entro la fine di questa ruota, si spera. Continuiamo a trovare questo qua, noi ci va bene, saltiamo che non abbiamo tempo, dobbiamo muoverci, cavolo. Veloce, 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 dai, fammi trovare. Ok, sbloccata pure lei. E ora ci manca solo la skin specialozza. Vieni qua, bella skin specialozza. Che anche questa, ragazzi, non mi sembra proprio il top, Non so voi cosa ve ne pensate, ma non è proprio bellissima. Che poi mi devo ricordare che abbiamo sbloccato pure la skin del dottore, il dottore della peste, che non è affatto male. Qua continuiamo a trovare i doppioni, vabbè, ormai lo sappiamo. L'unica cosa che è da trovare è la skin speciale. E finora non ci siamo, ci sono andati forse vicino due volte? Credo, non ne ho veramente idea, credo due o tre volte massimo. Mamma, oh, comunque io sto avendo una sfiga ragazzi che non ha senso. Cioè nelle ruote lì, quelle che costano tantissimo, ho trovato due skin speciali che sì, carine, ma ce n'erano di molte meglio, tipo il dragone scheletrico, l'uomo emoji. E poi qua non trovo, vabbè, niente. Abbiamo però 155 gettoni Halloween. Voglio andare a spinare anche questa bella ruota, perché la prima volta che andiamo a spinare c'è una skin speciale. Molto bene, molto bene. Questa qua mi sembra molto più carina come ruota. Ci sono molte più skin, molta più varietà. Mi piace un sacco. Solo che sono difficili a farmare questi gettoni. Speriamo che esca qualche offertozza che ti dà i gettoni direttamente.
Poi c'è questa skin che è molto molto figa. Molto bene, dai ragazzi. Oh, mi piace questo aggiornamento. Mi piace veramente tantissimo. Hanno aggiunto un sacco di roba, un sacco di skin poi. E mi piace veramente un sacco. Voi ragazzi, questo aggiornamento, se l'avete già provato così, voi scrivetelo nei commenti. Oggi vi ho chiesto di scrivere 20.000 cose nei commenti, ma è questo il bello del video. Bene, non abbiamo trovato assolutamente niente, quindi direi di andare a iniziare con la prima challenge ozza del video di oggi. E ragazzi, andremo a fare in questa modalità valanga puffosa. Ed eccoci qua sulla mappa The Other Side. Come prima challenge, ovviamente, più andremo avanti più aumenteranno. Dobbiamo utilizzare solo una mano, ragazzi. Io non so come faremo, anche perché io non so, mi sposto solo a visuale, concedetemelo. Io non so, ragazzi, come funziona questa modalità. Cioè, è un schiva la roba. Sembrerebbe un schiva la roba. Quindi tipo io vado qua, poi devo stare attento ad andare qua, ragazzi. Oddio, però è difficilissima. Da dove vengono queste bombe? Io sto tenendo la mano qua, signori, lo state vedendo tutti. E ovviamente ci saranno penitenze. Penitenze per chi non riuscirà a fare le cose. Madonna mia, devo schivare tu. Come faccio qua? Posso saltare sulla macchina? Oh mio Dio, che rischio! Woohoo! Ok, ok, ma questa macchina perché sta driftando? Gli mortacci tua, via! Ok, sono caduto, zio Paperone dei Paperoni. Ci siamo. Ci siamo, stiamo nel chilling, signori. Stiamo nel chilling. Ma poi è morta pochissima gente. Ma ci sono solo pro player qua dentro. Ma che urlo del tuono! Madonna mia. Ok, no, però nelle mappe, secondo me, dove c'è tanta gente, può funzionare bene. Secondo me, quando sa vedere ci sono tante persone raccumulate in un pezzo, può far male. Può far male queste emote. È da capire, è da capire. Tanto qua scriviamo il tutto. Ok, cavolette, aiuto! Cioè, oddio, ma ho 4 vite! Ecco perché dura tanto, ragazzi, ma mi... Scusate, mi sono appena accorto che effettivamente abbiamo 4 vite. Ma allora si sta nel big chilling. Vabbè, qualificato, ragazzi, molto bene. Carina questa modalità, devo dire molto ma molto bella. Superato il giocare con solo una mano. E adesso, ragazzi, seconda sfida, sfida dei colori. Non si potrà andare a toccare il colore rosso. Vediamo che mappa uscirà. Se esce la stessa non è un problema. Rush Hour ci è andata abbastanza bene, perché il rosso non dovrebbe esserci, cioè almeno forse c'è qualche furgoncino rosso, ma è evitabile. Dai dai ragazzi, sta andando bene questa sfida. Meno male, meno male. Poi consigliatemi anche altre sfide da fare nei video, ragazzi. Adesso facendo proprio quelle belle classiche, ma anche perché voglio un po' provare tutte queste belle mappe, la nuova season. Ma poi ragazzi, quanto è bella questa skin, dai su. Proprio non sta né in cielo né in terra, è la mia skin preferita. Eh sì ragazzi, è diventata la mia skin preferita. Intanto qua vorrei provare a fare delle cose con questa emote, ma è veramente molto complicato. Allora, questo è il rosso, ma sto toccando il bianco. Ok, stiamone qua. Facciamo qua, aspetta. Puff. Come ho fatto a non colpirlo? Io non ho parole. Io non ho veramente parole, ragazzi. Come ho fatto a non colpirlo? Mo ti colpisco, brutto fetente, vieni qua. Aspetta, colpisco uomo Monopoli. Basta. Ah, si ammazza, poverino. Dov'è finita la gente, ragazzi? Ma sono tutti avanti, ma venite qua, brutti fetenti. Oh, questo qua l'ho fatto, gli faccio fare un volo, ragazzi. No, non posso farlo. Ho capito, Stumble, ma fammi provare le emote, cavolo. Vabbè, finale, non ci lamentiamo, che sennò ci va malissimo. Ora ragazzi, block dash, mamma mia. Non potremo andare a utilizzare emote adesso. No emote per questa finale. E questo è un problema, perché su block dash, ragazzi, le emote sono veramente oddio, pure endless. Mamma mia, speriamo che non ci sia qualche pro player, che sennò la partita veramente dura anni. Tanto, ragazzi, guardate se provo a fare il Phantom's Block. No, non funziona, ragazzi. Anche se sono la morte, sono un mezzo fantasma, il Phantom's Block lo può fare veramente solo Gigino. Anche perché l'ha inventato lui quel trick, non so se lo sapevate. Vabbè, caccate a parte. Continuiamo qua. Intanto non è morto nessuno. Questa cosa mi fa pensare che non siano bot questi. Assolutamente no. Questi hanno le emote. Il signor Apple è morto. Molto molto bene. Ma guarda, tutti usano le emote. Io devo stare lontano a farmi gli affari miei. Ma il problema, ragazzi, che io adesso, avendo il nome da creator, tutti mi vengono addosso. E questo è il problema. Però dai, si stanno un po' facendo gli affari loro. Io vado qua nel chilling. Meno male che non dobbiamo, che possiamo toccare in realtà tutti i colori. Però le emote servono, ragazzi. Servono tantissimo. No, questo cosa fa questo? Ok, perché io mi ricordo, allora, dragone di fuoco c'ha il pugno, anche boss. Oh mamma, guarda questo, ti fanno il trick con le emote, non ho ancora capito. Aiuto ragazzi, andiamo qua così nel chilling. Bene, bene, bene. Ma è morta solo una persona, com'è possibile ragazzi? Ma poi quanto tempo manca al timer?
6 minuti, cavolo, 6 minuti per andare a sciupare un'altra offerta e altre ruote. Oh mio Dio, oh mio Dio. Comunque, ragazzi, io sto perdendo la sanità mentale a forza di spinare ruote, eh. Io ve lo dico, e lo sto facendo solo per voi, perché, ragazzi, quando esce una nuova season c'è molto contenuto e so che a voi piace. Quindi lo faccio per voi, un bel like, ragazzi, un bel like, cozzo. Tanto qua riusciamo a stare nel chilling, ok? Sono morto un bel paio di persone, eh. Sono morto un bel paio, da che non moriva nessuno, grazie che hai rotto, amico mio. Siamo rimasti in 3. Mamma mia, con tutti tre delle belle skin, devo dire. Però la mia, ragazzi, è la migliore. Lo sapete meglio di me. Dai, dai, ondata 17. Guarda, col mio voleva dare un cazzotto, eh. Mi voleva dare un cazzotto, lo so, cavolo. Quanto avrei voglia di, non so, tirare uno di quella. Attenzione, ragazzi. Siamo in one versus. Cosa fa? Faccio così, rompo, ok. Cosa? Ah, ok, fa il recovery lì. Ce la fa? Ragazzi, io non so voi, ma chi vi porta un video con 3 partite, 3 vittorie? Ma ci dobbiamo sbrigare, cavolo, mancano 5 minuti. Muoviti, dai. Ok, ok, veloce, veloce, veloce. Devo fare, ho svinto 60 puffi. Mi va, intanto ne avevo, no, 6000 e passa. Riscatta ste cacate, veloce, veloce. 100 stelle, non mi servono. Ho sciopato tutto lo stumble pass. Dammi le gemme. Ok, ok. Ok, corri, shop, shop, shop. Shoppiamo altri 10 eurozzi, dai. Vediamo che offerte ci sono. Sto veramente speedrunnando in una maniera clamorosa. Tu a questa 12 euro, non mi interessa. Ho autorizzato l'acquisto, ragazzi. Let's go. 6000 puffarolli che a fine video, ragazzi, mi andrò a shoppare tutte queste skin, ma a voi non interessa. Ora, ora dobbiamo andare a fare. Allora, mi faccio 8. No, allora faccio così. Facciamo uno spin di questo. Dobbiamo sbrigarci, cavolo. Facciamo uno spin di questo. E poi il resto andiamo a fare tutto in questo. E poi, ragazzi, il tempo è finito e non potremo più andare a shoppare. Quindi, ruota mitica speciale. E andiamo a trovare la ruota più costosa di Stumble Guys. O forse la seconda più costosa, ti prego. No, ce l'ho già, ce l'ho già. Mamma mia, non ce l'ho. Questo non ce l'ho. Poteva andare meglio. Ma mi va bene così. 600 gemme, il resto lo andiamo tutto a buttare in questa ruota, ragazzi. Oggi abbiamo speso una cosa come 42 euro, ma è tutto fatto per voi. E mi raccomando, voi ragazzi, continuate a commentare qua sotto, che alcuni di voi potranno vincere delle gemme, vinceranno gli Stumble Pass in maniera completamente gratuita. Quindi che vi fa questi righe? Cioè, ragazzi, vi ho portato un video clamoroso. Vi ho portato 3 partite, 3 vittorie con delle challenge incredibili. Io, ragazzi, direi che il mio oggi l'ho fatto proprio al 100%. Ma ora devi fare tu Stumble il tuo, quindi darmi la skin speciale come ultima roba non sarebbe male. Non sarebbe male, ecco. Dai, salta, non c'è tempo. Quanto tempo abbiamo? Ancora 3 minuti. Ancora 3 minuti. Mamma mia, che schifo. Ragazzi, ovviamente magari il timer qua sopra è un po' sminchiato, perché ogni tanto magari si sminchiava. Ma sul mio telefono, ragazzi, manca. Devo sbrigarmi, muoviti. Vi faccio vedere, ragazzi, sul mio telefono mancano esattamente. Mamma mia, il tempo sta scorrendo, ragazzi. Non riesco a trovare. Ecco, mancano 2 minuti e 47. Voi lo vedete al contrario, vabbè. 2 minuti e 47 secondi e sta per finire tutto. E noi non abbiamo ancora trovato questa skin. Mi sa che è l'ultimo spin questo. Mamma mia, quante robe abbiamo. E ragazzi, allora a sto punto concludiamo il video con 2 spinnozzi della ruota di Halloween, signori. 3, 2, 1 e andiamo. Che video, signori, chi vi porta dei video così? Lo voglio proprio sapere. Troviamo 15 di questa skin che proprio non mi interessa. E come seconda e ultima skin del giorno, ragazzi, che shoppata, mamma mia, non ce la faccio più. Troviamo Max Random, molto bene. Ragazzi, che dire, abbiamo shoppato veramente di tutto. Qua io adesso vado, aspettate, aspettate, ragazzi. Stop al timer, stop al timer. Perché noi qua nello Stumble Pass abbiamo dei gettoni di Halloween. Attenzione, ragazzi. Io direi di fare almeno 10 spinozzi. Gli ultimi 10 spinozzi. Lo so, l'avevo detto che erano gli ultimi, vi avevo promesso. Però cosa fai? Non vai a utilizzare questi gettoni. Quindi dai, 1200 gettoni Halloween. Andiamo a usare 300 e poi basta, ragazzi. Dopo questi basta, ve lo prometto. Anche se so che voi vi divertite a vedere io che spendo gettoni a destra e a manca. Però devo dire la verità, piace anche a me. Non ditelo in giro. Dai, 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 almeno una skin riusciamo a sbloccarla in questi 10 spinnozze. Continuiamo qua a saltare le cose, non mi interessa. Dammi le skin. Dammi le skin, mamma. Ho capito, Max, però non mi devi uscire sempre. Dai, ragazzi, so che ci crediamo in noi. Speciale, va bene. Comunque siamo già
a un buon punto, ma solo perché abbiamo sbloccato i 40 punti, 40 frammenti dal pass. Se no, ragazzi, saremo indietro di anni e anni. Va bene, 61, siamo a metà, praticamente quasi la metà. E niente, non ci sta uscendo niente, ragazzi. Che pool schifosi. Mamma mia, solo 3 skill. Che schifo. Guarda, vabbè, dai. Questa forse la sbocca. Quanto ne manca? 10? No, 5. Ne manca 5. Attenzione che potrebbe dirci bene. Qua continuiamo a trovare la speciale, che non fa mai schifo, assolutamente. Dai, almeno quella skin epica riusciamo a sbloccarla. No, continua a darci max random. Io non lo so, ragazzi, non so cosa fare, veramente. Dovrebbe essere il penultimo spin. Vediamo un po', ci dà, non lo so, lo zio di Max, ragazzi, non ne ho idea. E finisce qua. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi basta, perché sono sudatissimo, un caldo della madonna. Scusate se ogni tanto non andavo a fuoco, ragazzi, ma pure questa videocamera sta esplodendo. E direi che noi ci vediamo in prossimi video, magari non shopping così tanto, perché oggi ho fatto proprio un'eccezione. E ciao, ragazzi, bye!